ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Sono qua per mostrarvi tutti i miei acquisti fatti con il Black Friday. Ragazzi, adesso vi faccio vedere tutte le cose che ho comprato, che sono stupende. Mi raccomando, voi nei commenti fatemi sapere le cose che avete comprato voi, confrontiamoci con i nostri acquisti. Ma prima di iniziare vi voglio far vedere i gioielli Carlita Jewelry che abbiamo rifornito su caritashop.com a grande richiesta, quindi affrettateli, comprateli, veniteli a vedere. Guardate come sono belli gli orecchini con la luna, la collana con la luna, la collana con le stelle, sono stupendi anche per i regali di Natale. Approfittate, vi aspetto su caritashop.com. Adesso vi faccio vedere tutte le cose. Allora ragazzi, innanzitutto sono stata dalla Nike, mamma mia ragazzi, c'era lo sconto dalla Nike, ho fatto strage, ho speso secondo me tipo 5.000 euro in un giorno, no vabbè sto scherzando, però più o meno secondo me quasi si dà. Alla Nike, oddio ragazzi sono impazzita, volevo comprare tutto, non so se capita anche a voi. Comunque ho preso questo leggings stupendo che a prezzo pieno costava la bellezza di, non lo so perché volevo dirvelo, ma costava tanto, io l'ho preso scontato, è bellissimo. Io per i leggings della Nike prendo sempre XS in modo che vadano molto aderenti e sono sicuri per quando mi alleno in palestra, sono molto belli. Ragazzi, io devo dirvi la verità, come leggings e scarpe d'allenamento sportive prendo solo Nike perché il marchio secondo me è migliore, veramente non cedono, durano nel tempo. E questo leggings è fatto bellissimo perché ha un ricamo, vedete, sul ginocchio e poi è tutto brillantinato, laminato, sembra tipo un leggings di Capodanno. Oddio, andrò ad allenarmi il giorno di Capodanno con questo leggings addosso a smaltire tutti i panettoni, i pandori, no vabbè. Questo completo, a me piace molto questi completi proprio tutti abbinati dello stesso colore, appunto per essere figa quando vi alleno. Questo bellissimo leggings verde militare che secondo me è molto particolare come colore, io non amo tantissimo i colori per l'abbigliamento in palestra, quindi uso sempre nero. Però per cambiare anche verde militare ci sta, guardate dietro, porta anche la taschina per metterci tipo la chiave dell'arma dietro, non so, il telefonino non penso che ci vada, vabbè qualcosa ci va dentro. E sopra c'è questo top sportivo bellissimo che c'ha sia le coppette dentro, estraibili, e sia le bretelle regolabili. Mi ha colpito moltissimo questa cosa, le bretelle si possono regolare sia qui sopra che anche qua sotto al seno, insomma, quindi in questo modo potete regolarlo e metterlo sia se avete un giro vita più largo o più stretto. Andiamo a vedere poi tutti gli outfit sul mio profilo Instagram, quindi seguitemi sul mio profilo Instagram Carlita Dolce, vi farò qualche bella foto figa in palestra magari con questi vestiti sportivi. Ragazzi, ho preso quest'altro outfit, però questo insomma anche in città è molto molto bello pure quando esco dalla palestra. Questo è un pantalone di tuta molto bello, vedete, semplice, che porta qua la tasca. Io adoro l'abbigliamento sportivo, amo amo amo, guardate che bello. Questo ve lo posso dire 81 euro, però io l'ho preso scontato, però le cose della Nike ragazzi sono un'altra cosa, sono proprio di qualità. Da sopra ho preso due possibili abbinamenti, ovvero una felpa per davanti nera, che la metti con tutto, io amo queste cose sportive per l'abbigliamento quotidiano, e questa qua che invece è un po' più particolare, che è troppo bella, questo color ghiaccio, ce n'è in vari colori, è corta ed è larga, molto quegli outfit scialli in tuta, questa però è molto carina anche da sopra i jeans. Questo color ghiaccio, questa viene 50 euro prezzo pieno, io l'ho presa per tutto scontata. Poi delle meravigliose scarpe, le scarpe non erano scontate perché sono nuove, però io le volevo troppo, cercavo una scarpa comoda da poter mettere anche sotto i jeans o comunque da poter mettere quando cammino, quando comunque vado in giro e voglio stare comoda. Io ho preso queste qua che secondo me sono sportive ma anche molto casual, guardate che belle, sono casual anche versatili da poter mettere anche con i jeans, con un pantalone, insomma in città, per abbigliamento in città, e sono molto molto comode, quindi mi ha colpito appunto questa cosa che fossero molto comode, quindi le ho prese appunto. Spero che questa parte qui bianca non diventi scura perché odio quando si macchia quella parte, le avrei preferite tutte nere, vi dico la verità, però non c'era. Grazie, cioè praticamente ho fatto muto dalla Nike, no vabbè, ho fatto un sacco di roba. Ho preso anche questa che già so che vi piacerà, è una felpa vestitino, molto carina, mi ricorda tanto la neve, e color ghiaccio, molto bella, col cappuccio, qua c'ha le tasche
e l'ha scritta in oro rosa, la immagino con delle parigine o anche un leggings, voi come la immaginate? È molto bella, io adoro questi felponi vestitino, veramente sono un mio mood preferito per l'inverno. Ragazze, sempre dalla Nike ho preso altre cosine. Allora, ho preso questo top che è molto molto bello, sempre color ghiaccio, da abbinare magari al leggings, quello scuro, o anche spezzato comunque su un altro leggings. Anche questo ha le coppette estraibili, io li uso tantissimo questi top perché, come sapete, mi alleno, quindi li lavo, li indosso, li lavo e mi servono parecchio. Poi ho preso questo top, questa canotta incrociata, e ho preso anche quest'altra che invece è sempre color ghiaccio, da abbinare a quel top che vi ho fatto vedere prima, vedete che è incrociata dietro, molto molto carina. E poi dei calzini. Adesso, molto bella, in questo negozio a Milano è un giacchino di un colore che a me piace un sacco, questo adoro, ditemi se vi piace. Poi è super morbidoso, super tenero, bottoni di Swarovski, e si può indossare sia aperta o anche chiusa, è bellissima. Questa qua costava, non ricordo, comunque costava, volete sapere, ve lo dico, no, non ricordo, non c'è scritto, però costava sui tipo sugli 80 euro, Maison du Monde, che voi sapete che io amo per comprare i cuscini, le coperte, le cose per la casa. Adesso vi faccio vedere. Ragazze, mi ero dimenticata di farvi vedere questa, è un acquisto casalingo, che praticamente non era alla fine scontato, quindi vabbè, però l'ho comprata perché la volevo, una vaporiera. Ditemi se qualcuna di voi ce l'ha e come la utilizzate. Questa qua è della Philips e praticamente ho visto che c'ha vari ripiani e si può mettere anche le spezie all'interno per dare sapore al cibo. Non vedo l'ora di provarla, quindi vi chiedo se voi ce l'avete, come la utilizzate, insomma, consigliatemi qualcosina perché devo ancora guardarla bene. Adesso passiamo al Maison du Monde. Ragazzi, questi meravigliosi fiori, guardate come sono belli, da mettere nei vasi sparsi per la casa, mi piacciono un sacco questi fiori, sono bellissimi, guardate, questo è bianco, questo, no, sono tutti bianchi, vabbè, sono belli, bianco argentato, questo sembra proprio vero, sembra proprio un ramo, bellissimo. Poi ragazze, le tende, queste tende le ho prese da Maison du Monde, ovviamente comunque Maison du Monde non c'aveva gli sconti, però vabbè, sono andata il giorno del Black Friday sperando, ma non c'erano. Queste tende sono bellissime, le voglio mettere nel mio soggiorno, però devo comprare bastoni perché Maison du Monde non li vendeva, un po' di dorato dentro, molto molto belle, ditemi se vi piacciono queste tende. Ragazzi, ho preso un bel po' di coperte perché adoro le coperte calde d'inverno, però mi sono fatta prendere la mano, ne ho preso un sacco. Allora, questa qua è rosa ed è bellissima, tipo un rosa antico che piace a me, molto shabby, molto elegante, morbidosa, caldissima, c'ha un ricamo tipo di fiori. E poi l'ho presa per abbinarla dei cuscini. Ho preso quest'altra coperta che invece questa è per metterla nel soggiorno, che è tipo un color fango, bellissima, anche questa è super calda, mi piace un sacco. Io adoro avere il divano pieno di coperte e di cuscini anche in letto. E appunto, come cuscini ho preso anche questi qua, che sono delle federe, adesso devo riempire con i miei cuscini, super pelusciose, sembrano un po' quelle, sembrano un po' pubi questi cuscini, si mimetizzerà benissimo tutto qua dentro. Si mimetizzerà benissimo pupi in questi cuscini, ragazze. Ho preso questi cuscini da abbinare appunto alla coperta rosa che vi ho fatto vedere prima, guardate come sono belli, da mettere sul letto, sono stupendi, super... Adesso poi non vedo l'ora di sistemare il divano e il letto con tutte queste cose, vi farò vedere delle foto sul mio profilo Instagram. Poi ragazze, quest'altro meraviglioso cuscino, questo l'ha scelto Dario, perché si vede che un cuscino da maschietto non è il mio stile, però è molto bello, lui lo voleva, io l'ho preso perché lui lo voleva. You are my moon and all my stars, tutta la luna e tutte le stelle, è bellissimo, è super romantico, ed è rosso, secondo me è rosso che spezza con il rosso, che cazzo vuoi? Nel rosso, vedete? Ah, è blu! Allora ragazzi, questo cuscino c'ha questa cosa, quando fate così tutte le paillette vanno giù e cambia colore, vedete? È troppo carino.
L'ho preso appunto perché è blu e secondo me comunque va bene con il rosa. Voi che dite? Oh, è molto figo ed elegante. E poi ragazze, per finire, la coperta di Babbo Natale. Sì, avete ragione, mi sono fatta un po' prendere la mano con questa coperta e questi cuscini, ma io li amo, cosa posso dirvi? Io li amo davvero, questa coperta è caldissima. Oh, che bello, vi giuro, queste coperte sono buone di qualità e sono super calde. Questa è bianca e tutta pelusciosa. Ragazzi, ho preso questi cucchiaini che sono troppo carini, bellissimi, super sciabbi, guardate come sono belli, cioè ognuno sopra c'è un cupcake, dei disegnini, sono super eleganti. Comunque sono, secondo me, un ottimo marchio, perché Easy Life Design li ho pagati 22 euro, 4 cucchiaini. Volevo prendere anche le tazze, però poi insomma ho pensato vabbè, la prossima volta. Però sono molto belli. E ragazze, finisco qua questo video, anche se in verità ho comprato tante altre cose che magari faccio vedere la prossima volta. Fatemi sapere se volete un altro video Haul. Ancora non l'avevo detto, Haul. Haul, Haul. Fatemelo sapere che ve lo faccio, perché adesso questo video è durato un po' troppo, quindi lo interrompo qua. Le altre cose ve le farò vedere nel prossimo video. Ragazzi, adesso vado a sistemare tutto giù, perché non vedo l'ora di sistemare il divano e il letto con tutte queste cose, e poi magari vi faccio qualche foto su Instagram. Quindi venite a seguirmi su Instagram, mettete i vostri commenti, mi raccomando, lasciatemi tanti commenti e tanti like se vi è piaciuto questo video. Anche se non vi è piaciuto, mettetemi un like, che fanno tanto piacere. Ciao family!